Uno dei problemi che ci dobbiamo porre quando sostituiamo la paglia di Vienna a una sedia è quella del colore della paglia nuova. In questo caso noi abbiamo sostituito il sedile, ma non abbiamo sostituito lo schienale perché non ce n'era bisogno. E il problema è che lo schienale, come potrete notare, è particolarmente più scuro rispetto alla paglia di Vienna nuova, che chiaramente ha un colore molto molto chiaro. Spesso quando sostituisco la paglia di Vienna un sedile magari evito di tingerlo perché come sapete col tempo, essendo la paglia di Vienna un materiale vegetale, tende a scurire un po' come il legno, tende a scurire naturalmente. Ma in questo caso abbiamo un problema perché questa sedia in particolare, la paglia di Vienna, questa sedia è stata già colorata in origine, quindi è molto molto più scura. Allora vediamo cosa possiamo fare per cercare di far collimare colore di schienale e di seduta senza chiaramente rovinare la seduta in paglia che abbiamo appena sostituito. Innanzitutto, quando dobbiamo fare prove, è meglio non fare chiaramente direttamente sul manufatto, ma come in questo caso prendere un pezzo di paglia di Vienna e provare a vedere cosa succede. Questa è un pezzo della paglia di Vienna che ho rimosso dalla sedia, per cui il colore che dobbiamo ottenere, come vedete, è molto lontano dall'originale. Cominciamo a dirvi, a dire cosa è meglio usare e cosa non usare. Sicuramente non utilizzo dei mordenti all'acqua, delle tinte all'acqua, per un paio di ragioni. Prima di tutto, la paglia di Vienna è abbastanza impermeabile, nel senso che la parte lucida, chiaramente questo è il retro ed è molto più opaco, la parte alla fine è come se fosse bambù ed è veramente difficile per della tinta all'acqua colorarla. Ma l'altro problema è che se bagniamo la paglia di Vienna dopo che l'abbiamo stesa e tesa sulla sedia, il rischio è che tende ad allentarsi perché chiaramente l'umidità e la tinta la fa allentare. Un'altra cosa sempre da evitare quando si tinge la paglia di Vienna è quello di tingerla o al di sotto. Perché? Perché la paglia di Vienna ha bisogno di respirare, essendo appunto una cosa vegetale. Quindi non coprite mai la parte inferiore perché rischierebbe di seccare molto presto e quindi rompersi e tutto il lavoro fatto andrebbe rifatto nel giro di forse un anno o due. Quindi ok a tingere sopra, ma mai la parte inferiore. Cosa usiamo? Dobbiamo arrivare a questo colore, perlomeno questo colore, o perlomeno andarci vicino. Io la cosa che utilizzo quasi sempre è, come sempre, la gomma lacca, perché è naturale, asciuga in poco tempo, ha una buona penetrazione, quindi tende bene a colorare la paglia di Vienna. Chiaramente non dobbiamo sperare con un'unica passata di raggiungere questo colore, perché dare delle vernici o delle cose troppo dense dà l'idea, appunto, perde il senso di naturalezza che ha la paglia di Vienna. Quindi adesso comincio a dare una prima mano di gomma lacca, la lasciamo asciugare, poi diamo più mani per riuscire a raggiungere questo colore. Il nostro pennello, ok, adesso è già leggermente ingiallita, la lasciamo asciugare tipo 10 minuti. Se non vogliamo aspettare 10 minuti possiamo anche prendere un phon e ad asciugarla, e poi daremo altre mani. Ok, dopo aver dato 4 mani, questo è il risultato. Vedete che è molto molto simile il colore, lo avvicino, siamo già a buon punto. Io non andrei oltre questo colore semplicemente perché la paglia di Vienna comunque, anche se tinta come in questo caso, tende a scurirsi col tempo, quindi non vorrei esagerare. Adesso comincio a darne 2 o 3 mani sul sedile, poi vediamo com'è il risultato. Sto dando la terza mano. Vedete che sicuramente sta cominciando a scurire piano piano. Penso di riuscire dopo 4 o 5 mani a raggiungere il colore
dello schienale, volendo, siccome la gomma lacca è a base d'alcol, volendo possiamo tingerla leggermente con delle anilline all'alcol. Esistono delle polveri, appunto, chiamate anilline, che si possono comprare delle bustine, e così almeno possiamo ottenere un colore più scuro, però chiaramente dipende molto dal colore che vogliamo ottenere. Facendo così ci si mette più tempo, ma è meno rischioso, si rischia meno di ottenere un colore troppo scuro, che dopo sarebbe veramente difficile da risolvere. Piano piano, do mani successive, vediamo se riusciamo a rendere il colore simile allo schienale. Dopo aver dato 4 mani di gomma lacca, visto che non riuscivo a raggiungere il colore desiderato, ho deciso di passare a una mano di gomma lacca con un pochino di anilina in polvere color noce, anilina che è diluibile, solubile in alcol, e il risultato direi che non è male. Ora vi faccio vedere il confronto con il pezzo di paglia di Vienna tolto dalla sedia vecchia, e vedete il colore è quasi simile. Sono volutamente rimasto un po' più sul chiaro, perché chiaramente col tempo tenderà a scurire ancora di più, visto che è paglia di Vienna appena sostituita, però direi che qui siamo arrivati a un buonissimo risultato. Ma la paglia di Vienna può essere anche colorata? Sì, si può dare un colore alla paglia di Vienna quando magari abbiamo in casa dei manufatti o delle sedie che hanno la paglia di Vienna molto vecchia, macchiata, o che vogliamo in pratica rinfrescare, rinnovare. Io il consiglio che vi do è quello di utilizzare degli smalti all'acqua per farlo, però vi mostro anche come. Questo è lo smalto all'acqua che utilizzeremo, ho scelto un colore grigio chiaro. L'importante è che sia satinato, non lucido, perché l'effetto dello smalto lucido sulla paglia di Vienna ha un effetto un po' plasticoso che secondo me non è molto bello da vedere. Dobbiamo fare così: diamo una prima mano di colore sulla paglia, ma il mio consiglio è non date una mano spessa unica, perché abbiamo bisogno che la paglia abbia un colore il più possibile, diciamo così, naturale e non artefatto. Poi togliamo un po' l'eccesso di colore, togliamo un po', lasciamo asciugare, dopodiché diamo una seconda mano o anche una terza mano. Così facendo riusciamo a dare un colore che sia il più possibile naturale e che non riempia troppo gli spazi, perché altrimenti risulterebbe troppo falso, troppo artefatto. Deve sembrare il più possibile naturale. Ecco, la prima mano è asciugata, ora diamo una seconda mano. Quando lo fate, scaricate molto il pennello, dovete cercare di evitare che la vernice coli al di fuori dei buchi. Chiaramente io lo sto facendo su un pezzo di prova, voi dovete farlo quindi magari su una sedia già praticamente finita. Dovete evitare che la vernice coli al di sotto della seduta o del sedile. Quindi state piuttosto scarsi di vernice, dovete praticamente sporcare la superficie, non come se stesse dipingendo una parete. Anche in questo caso togliamo un po' l'eccedenza e lasciamo asciugare. Anche la terza mano è asciutta, vedete ora la differenza con la paglia di Vienna naturale. Vedete come il colore sembri anche in questo caso molto naturale, perché non abbiamo affogato la trama con la vernice. Ma c'è un modo per far durare più a lungo la paglia di Vienna, ovvero qualcosa da dare sulla paglia di Vienna per evitare che col tempo secchi? Sì, sicuramente c'è, e la soluzione, la più semplice, è quella dell'olio di lino. L'olio di lino è adattissimo per la paglia di Vienna. Per farlo dobbiamo prendere l'olio di lino con uno straccetto di cotone e lo passiamo sulla superficie.
cerchiamo di farlo penetrare bene nella paglia, nella trama. Prendiamo un altro straccetto di cotone e asciughiamo un po' l'eccedenza. E lasciamo asciugare il tutto qualche ora prima chiaramente di riutilizzarla. Questa sarà molto utile perché entrerà nelle fibre della paglia di Vienna e farà sì che la stessa rimanga nel tempo molto più elastica. Spero che questi consigli siano stati utili. Un ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.